Onestamente pensavo che si sarebbe scatenata un'asta per Cristiano Ronaldo, e invece le cose non stanno andando così. E allora vi chiedo, secondo voi, dove finirà Cristiano Ronaldo? Ciao a tutti da Vittorio. Dopo la rescissione contrattuale, pensavo che Cristiano Ronaldo avrebbe trovato così un nuovo club che l'avrebbe accolto a braccia aperte. La sua esperienza con il Manchester United, anzi la sua seconda esperienza col Manchester United, è stata negativa, ma secondo me il club ha gravi responsabilità. Ronaldo pensava di tornare in un club in lotta per la Champions League, magari anche per il titolo, e invece si è trovato con una squadra decisamente inferiore alle aspettative. In più, il feeling col nuovo tecnico non è mai sbocciato, e per questo il portoghese si è trovato in panchina quando probabilmente meritava di giocare titolare, visto la formazione in campo. Per questo pensavo che Ronaldo avesse già l'accordo con un altro club e che quando aveva rescisso con il Manchester United era pronto a presentare il nuovo club. E invece non è così, è evidente. Partiamo da un presupposto: Cristiano Ronaldo non è più il giocatore più forte del mondo, o comunque non è uno dei giocatori più forti del mondo, ma credo che Ronaldo possa ancora fare la differenza. Certo, non in tutte le partite, ma secondo me in alcune partite Ronaldo può ancora fare la differenza. Per questo sono sorpreso che dall'Europa non è arrivata nessuna offerta, perché al momento l'unica offerta arrivata a Cristiano Ronaldo è quella dall'Arabia Saudita. Come vi ho detto un po' di tempo fa, Cristiano Ronaldo vuole la Champions League, vuole giocare nel calcio che conta. E per questo non ha ancora accettato l'offerta dell'Arabia Saudita. Non vuole una pensione dorata, almeno non ancora. Ma al momento dall'Europa non arriva nessuna offerta e quindi Ronaldo è in attesa e aspetta. Ma perché non è arrivata nessuna offerta a Cristiano Ronaldo? Beh, credo che i motivi siano sostanzialmente due. Il primo è che Cristiano Ronaldo, che non è più il numero uno del mondo o il numero due, come volete voi, chiede uno stipendio importante. Alla Juve prendeva 30 milioni di euro, al Manchester United ne prendeva solo 27. Ecco, sono cifre importanti, sono cifre da top player. Ecco, magari Cristiano Ronaldo non chiederà più 27 milioni di euro, ma dubito che chieda 10 milioni di euro. E questo elimina dalla competizione tantissimi club, perché non tutti possono permettersi 20 25 milioni di euro per Cristiano Ronaldo, soprattutto questo Cristiano Ronaldo, che sai che non è più determinante in alcune partite, magari finisce in panchina, eccetera, eccetera. Per esempio, secondo me il Napoli poteva essere una destinazione ideale per Ronaldo. Perché? Perché questo Napoli è partito fortissimo, ha una bella squadra e potrebbe vincere la Champions League. Ovviamente con Cristiano Ronaldo il Napoli diventerebbe una grande pretendente per la Champions, che è poi l'obiettivo di Cristiano Ronaldo. Però De Laurentiis non spenderebbe mai 20 milioni di stipendio per un giocatore, soprattutto se non è il giocatore più forte del mondo. L'altro punto è che in Inghilterra Cristiano Ronaldo difficilmente troverà casa. Dopo tutti quegli anni a Manchester United, secondo me anche Cristiano Ronaldo non accetterebbe, per esempio, un'offerta dal Chelsea o dal Liverpool. E bisogna essere onesti e dire che solo delle squadre della Premier League potrebbero permettersi Cristiano Ronaldo. E quindi Ronaldo si è autoeliminato da forse il mercato più importante, più possibile per lui. Certo, ci sono altre squadre. Però bisogna dire che tipo il Paris Saint-Germain, il Real Madrid, il Barcellona sono tutti ben sistemati là davanti e quindi non avrebbero assolutamente bisogno di Cristiano Ronaldo. E poi c'è un altro motivo molto importante, ovvero Cristiano Ronaldo non è il numero uno del mondo, ma è un giocatore che ti crea non pochi problemi. Ronaldo è una prima donna, non ce lo dimentichiamo, e quindi un allenatore si va a prendere un personaggio scomodo. Ecco, molti allenatori non vogliono avere questo problema. Cosa succede quando lo metti in panchina? Cosa succederà quando lo togli dopo un primo tempo opaco? Cosa succede quando la partita magari è ancora equilibrata e tu togli Cristiano Ronaldo? Ecco, Ronaldo, ripeto, non è più il numero uno del mondo, ma è sempre la prima donna. Quando ti porti Ronaldo in squadra, ti porti anche tanti altri problemi di dover gestire non solo un giocatore, ma anche un'azienda, perché Ronaldo ormai è un'azienda. Ecco, questo è un altro dei problemi che secondo me ha portato al momento a non ricevere nessuna offerta. Secondo me, club interessati a Ronaldo ci sono, ma ci sono questi problemi e quindi la palla, secondo me, adesso passa a Cristiano Ronaldo. Il portoghese
pur di rimanere in Europa, è disposto a ridursi notevolmente lo stipendio o rimarrà fisso sulle sue pretese e quindi probabilmente finirà in Arabia Saudita? Beh, fossi io Cristiano Ronaldo, non ci penserei due volte. Ho già guadagnato tantissimi soldi, vorrei chiudere in bellezza, vorrei chiudere magari vincendo l'ultima Champions, magari trascinando un outsider, penso al Napoli, a magari vincere la Champions o almeno andare più vicino possibile. Onestamente, l'Arabia Saudita non mi dovrebbe interessare. Ho già tantissimi soldi. Andare a giocare un campionato di Serie C sarebbe, secondo me, inutile per Cristiano Ronaldo. Poi, ovviamente, questo è il mio giudizio. Secondo voi, che cosa farà Cristiano Ronaldo? Scrivetemi nei commenti qua sotto. E mi raccomando, se vi è piaciuto il canale, e mi raccomando, se vi è piaciuto il video, mettete mi piace, che siamo un canale giovane e cerchiamo di crescere. Grazie.